non è soltanto organizzare una serata dove degli artisti dannati da sempre e sempre lo saranno in quanto artisti, perché l'artista non è altro che un creatore che sta al cospetto delle grandi divinità e vuole essere un dio. E l'artista è dannato per questo, perché sta in ricerca. Però tu, per esempio, ieri, tutti quanti abbiamo assistito all'incontro di due unità, il musicista e l'attore. Due mondi tanto simili eppure tanto diversi. Con tutte le lacrime del mondo, con tutti i chicchi di grano che sono le nostre parole, ieri abbiamo assistito con il dolore che ognuno di noi ha saputo sopportare e tenere nel rispetto dei ruoli, ieri abbiamo assistito ad un matrimonio. E che cosa c'è di più bello che assistere ad un matrimonio, all'unione di due contraddizioni, di due ragionamenti, di due possibilità che comunque creano l'incontro relazionante tra l'uomo, perché l'uomo, se non si sa relazionare all'altro, non è altro. Noi siamo l'altro e noi dovremmo amare il prossimo come amiamo noi stessi. Pertanto la festa del pane è la festa del ringraziamento. I nostri nonni ci hanno insegnato che un frutto ben accogliuto a ogni stagione. Devi lasciare tutto quello che stai facendo quando è ora di raccogliere le ciliegie, quando è ora di raccogliere le mandorle, quando è ora di raccogliere le olive, quando è ora di vendemmiare, quando è ora di seminare, quando è ora di raccogliere. E dopo la mietitura, che il tuo granaio si è riempito, devi solo ringraziare il tempo e gli dèi o il tuo Dio o il tuo credo, perché avremo pane da sfamarci. Thank you.